Il miglio, la fila dietro il mezzo meccanico è completa, sono in 8 lo stimato nello chip room numero 4, un pine chip di Villani, più gettonato al totalizzatore. 8-2 anni, terza miglio mezzo meccanico in movimento. Inizia a prendere velocità la macchina. Arretrati nostalgico e Nobel Pride. Galoppa Nadia Koff. Via la macchina. Emerge nettamente nello chip room nei confronti di Ninfea Griff, poi Nabucosodora a precedere gli altri. E ora allunga galoppa il leader. 200 in 14.4, si ritrova al comando Wimpal con la Ninfea Griff. Cavalli al completamento della piegata, si presentano davanti alle tribune i 400 da parte della Griff in 31, e così Ninfea, Nabucosodor, il 4 è a tabellone, poi il 7 di Nord-Est la Sol. 600 se ne vanno in 46.2 e cavalli che affrontano la penultima curva con la Varen di Wimpal sempre in vantaggio. Cavalli al completamento del mezzo miglio passato in 1.3, un po' di spiccioli, si viaggia intorno all'1.18, tre cavalli hanno preso il largo con la Ninfea sempre su un Acbucosodor e Nord-Est la Sol. Chilometro rifinito in 18.9 e 15.7 di frazione, 500 alla meta. Il cavallo ora affronta la curva finale con Nord-Est la Sol che va a parcheggiare. La Griff sempre al comando, 15 e mezzo di fronte, 1.34 e mezzo, 3 quarti di miglio. E siamo al completamento della curva finale con 2 di margine per la Ninfea. Poi Nord-Est la Sol. Ninfea in vantaggio, Nord-Est, poi Nando CL. Galoppa anche Nando CL e così freeway per la Ninfea, per la gioia del professor Capasso e di Wimpal, secondo il 7 Nord-Est e terzo Nabucosodor. 2.7, una virgola, 1.19 e mezzo, out il favorito Pine Chip di Villani, freeway per questa buona Griff. La targa è sempre quella di Varen, la quota 3.77, va al comando e riesce a portare a casa la vittoria. Bene l'allievo di Vincenzo D'Alessandro Junior, Nord-Est la Sol, mentre ripeto...